I nostri discorsi non sono generici, come spesso pensate. E se vi diciamo questo è proprio per stimolarvi ad andare a cercare e ad approfondire le parole che già vi abbiamo detto, perché chiederne sempre altre significa non saziarsi di qualcosa semplicemente perché non si mangia, ossia chiedete un cibo che poi non mangiate e quindi ne chiedete altro perché avete fame. Imparate a mangiare e a digerire quel cibo. E imparare non significa leggere e rileggere le nostre parole scritte su fogli di carta, ma semplicemente essere coscienti nel momento in cui state qui ad ascoltare questa voce, avere la consapevolezza e la coscienza di restare presenti nel momento in cui siete. Siete qui ora, dunque non vagate con le vostre menti in altri luoghi o in problemi per voi grandi. Restate presenti in questo momento e avrete tutte le illuminazioni che cercate, e questo non perché noi ve le daremo, ma perché voi vi metterete nella condizione di riceverle. La vostra vita e il vostro impegno segnano il vostro percorso. Le vostre anime cercano di comunicare con voi, di farsi ascoltare nei modi che meno voi potete pensare essere esistenti. Ma la vostra anima siete anche voi e voi stessi. Una volta coscienti e consapevoli della vostra vita, sarete coscienti e consapevoli della vostra anima. Per ora l'anima è per voi un qualcosa di misterioso, che vi sembra di avere, ma che vi sfugge nei dettagli e nell'essenza più pregnante. Non c'è nulla di misterioso se non ciò che non conoscete, e il mistero è dato dalla vostra mancanza di ricerca in voi stessi. Siete abituati a cercare l'anima fuori di voi, siete abituati a cercare l'anima in questi incontri, o leggendo parole che considerate in grado di illuminarvi, ma che potranno illuminarvi solo quando sarete centrati in voi. La vostra anima è presente ora in ciascuno di voi e vi suggerisce di ascoltare e di restare presenti affinché la vostra energia si riequilibri e riprenda a circolare e a vibrare in voi nel modo adeguato fino a portarvi alla comprensione e alla stabilità del tutto. E se dunque i vostri malesseri si fanno più frequenti, è perché in voi si fa più frequente la necessità di volgere l'attenzione alla vostra energia primaria. Voi siete energia, non dimenticatevene, e la materia stessa è energia, un tipo di energia che non va disprezzato da voi, e dunque non esaltate ciò che non vedete e che è lontano solo perché voi vivete nella materia. E considerate la materia quindi grezza o bassa, come alcune volte dite. Piuttosto accorgetevi che la materia in cui siete ha bisogno di essere raffinata, ha bisogno di essere alimentata da un'energia che sia sempre in grado di accendere e non di spegnere ciò che vibra in voi. Continua.